Buongiorno a tutti da Alessio Redaelli, Milano, Italia. È un vero piacere essere qui anche oggi per qualche minuto per presentarvi uno dei miei libri più importanti, Tossina botulinica A in medicina estetica, indicazioni per il volto e per il corpo. È un libro che ho scritto ormai parecchi anni fa, in prima edizione, se ricordo bene, nel 2009-2010. E questa è la seconda edizione riveduta e corretta che ho scritto ormai 2 anni fa, nel 2015, pubblicata con la mia casa editrice che è la OEO di Firenze. È uno dei testi internazionali più importanti che io ho scritto. Io sono sicuramente uno tra gli esperti nell'uso della tossina botulinica A che uso da ormai più di 20 anni. Libro scritto in italiano, ma tradotto in inglese, in russo, in spagnolo, quindi un libro internazionale ed è uno dei best seller sull'argomento internazionalmente conosciuto. Scritto con alcuni importanti coautori, con Frederic Bracini, che è stato uno dei miei coautori più importanti. Importante come chirurgo plastico del volto, Hassan Galadari dagli Emirati Arabi di Dubai, che ha scritto la parte riguardante i pazienti medio orientali, Olivier Creden, che ha scritto la parte riguardante l'iperidrosi, un super esperto svizzero, Federica Lerro, una cara amica. Avvocato che mi ha seguito in maniera particolare la parte medico-legale, Christopher Roland Payne, un amico di Londra, che primo probabilmente in Europa ha scritto questo interessante capitolo sul mini botulino, sui microdosaggi del botulino che oggi va tanto di moda, ma che io ho pubblicato molti anni fa con l'amico Christopher Roland Payne e ultima ma non ultima, Ricky Smith, una cara e bellissima collega sudafricana che ha scritto la parte riguardante il trattamento dei pazienti africani e neri. Quindi un libro pratico dove cerco di migliorare ancora di più, se possibile, la possibilità di capire con delle fotografie, quindi numerose fotografie pratiche che permetteranno al lettore di eseguire le tecniche immediatamente, quello che io dico sempre, probabilmente meglio di un filmato, perché con un filmato perdete il momento, mentre invece con la fotografia potete ragionarci sopra e capirla in maniera completa. E poi io comunque resto sempre dietro, per poter spiegare meglio, i concetti che a volte possono essere di difficile, comprensione. Quindi tossina botulinica A in medicina estetica, vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube, dove trovate la presentazione dei miei libri, vi invito a seguirmi sul mio sito docredelli.com e se volete acquistarli su medicalesthetic.it dove trovate l'offerta per acquistare i libri. Io vi ringrazio molto per essere stati con me questi pochi minuti e auguro a tutti un meraviglioso 2017. Ciao ciao!